Signore e signori, stiamo andando a un tavolo a scoprire che cosa festeggiano queste ragazze, queste strane ragazze qua. Guardatele, sono elegantissime, hanno un papillon, casualmente hanno un papillon, grazie carissima. Ciao ragazza col... Dai, ci sto? Ci sto. Ok, ragazza col papillon, ciao. Ciao. Come sei elegante? Grazie. Cosa devo tutta questa eleganza? Che è morto mio marito. Ah, questo è il vostro festeggiamento? Sì, le mie amiche sono qua perché sono... è morto mio marito. Quindi raga, festeggiamo, eh. Dai Giulia. Tra l'altro non lo sapeva. No, lei lo sapeva, però fa finta niente perché così. Per non caricare di drammaticità il momento. Esatto. Che amiche, tu sei ancora sotto shock? Assolutamente no. Ah, ok, infatti vedo che l'hai presa qua. Grazie caro. Non dovevi prendere. Faccia all'anima sua. Ecco, ricordiamo questa, il gruppo delle quattro giovani vedove allegre. Grazie mille. Fantastiche. Allora, quindi l'ha presa benissimo, abbiamo detto. Adesso sei nuovamente single? Sì, però con me muoiono tutti, quindi è meglio che mi stiate alla larga tutti, ragazzi. Scusate, io devo allontanarmi. Ok, ma sì, faccio l'intervista a distanza. Ecco, anzi, qua è scattato un po' tutto il locale e casualmente si tocca quando passi tu, è una roba... Infatti quando passo io vedo tutti che si toccano. Ci puoi... O li allora... faccio un bel effetto oppure li faccio l'effetto contrario della sfiga. Ecco, ai posteri ardua sentenza, come diceva un tizio il 5 maggio, ecco. Okay. Ecco, diciamo così. Quindi non hai ancora capito se quando passi tu i maschi fanno il gesto di... Perché è un bel piacere oppure perché è una sfiga. Quindi tu cosa la pensi? Che sono un bel piacere o una sfiga? Aspetta un attimo, alzati in piedi. Chiediamo ai nostri spettatori, alzati anche sulla sedia un attimo, vieni sulla sedia. Ecco, chiediamo agli amici a casa. Sì, attenzione! Perfetto! Un applauso, bravi! Ecco! Ecco! Lasciamo al pubblico sentenziare questa cosa, ecco. E comunque a tutti scatta l'effetto Michael Jackson, giusto? Esatto. Ce la puoi fare? La sai fare il passo di Michael Jackson? Dai. E non sono molto... ecco, attenzione, mi viene... Sono un po' ingessato, mi occorre l'aiuto del pubblico, mi occorrerebbe l'aiuto del pubblico. Ecco, che faccio? Attenzione, fantastico, grazie, hai fatto... Mi chiama Moonwalker, eh? Ecco. Bellissimo, hai presenti il resto delle amiche, dai, giusto che... Allora, lei è Mara... Aspetta, partiamo da lei. Ok, lei è Giulia. Giulia, lei è... la mia migliore amica. Perfetto, ancora pertanto... Non so se li porterò sfiga anche lei. Attenzione, lei si tocca in un'altra maniera, ecco, fammi una strizzatina. Ecco, un gesto scaramantico. Sono le mie super colleghe che amo tanto, la Ramona e la Mara, che si toccano anche loro. A prescindere, ecco, vai Mara che tu sei super equipaggiata. Ecco, Mara doppio, tra l'altro. Vai col doppio, ecco, perfetto. Tu Ramona, una strizzatina. Lascia perdere la Ramona. La Ramona, ecco, perfetto. La Ramona non perdona, tra l'altro. Mi dicono. La Ramona non perdona. Me lo ricordo. Attenzione, anche il cameraman si sta toccando l'antenna a questo punto per vedere se trasmette ancora bene oppure no. Perfetto, quindi voi siete colleghe, amiche, qualsiasi cosa, e stasera siete le vedove allegre del convento. Esatto. Va bene. E domani indosserete il papillon del convento al lavoro? Una settimana, io e la Mara indosseremo, io a Castenedolo e lei a Cunettone. Perfetto, perché voi si può sapere dove vi si può trovare oppure rimane segreto? Alla SNAI. Io alla SNAI di Castenedolo. E allora scommettiamo che ci saranno un sacco di persone che verranno a trovarvi? Yes. E che si toccheranno tutti quando faranno la giocata in segno scaramantico. Ok? Grazie. Ciao ragazzi, ciao.